Benvenuti nel Vlogmas numero 5. Allora, questo è l'ultimo vlog che vedete nel 2020 e non so se sarà l'ultimo video perché devo ancora decidere se mettere un video per il 29 oppure no. Per cui vedo se riesco, pubblico il video per il 29, se no ci vedremo poi a gennaio. Anche perché ho visto che in queste settimane vedo che i video proprio non li caga nessuno, cioè i miei, quelli degli altri, vabbè, non lo so. Comunque, come ho accettato dal titolo, vi voglio far vedere delle cose e in più ci saranno anche tante novità nel 2021, per cui piano piano ve le dirò. Ovviamente il primo è quello che avete letto nel titolo e a fine video vi spiegherò bene. In più vi farò anche fare gli auguri ai miei pelosetti, così vi saluteranno anche loro, e poi vi farò gli auguri definitivamente a fine vlog, diciamo. Detto questo, vediamo cosa faccio, vediamo se riesco a registrare oggi e domani, che ovviamente oggi è lunedì, avrei intenzione di registrare oggi e martedì, così almeno voi vedete questo video mercoledì e almeno ho registrato qualcosa. Comunque, detto questo, vedo se faccio qualcosa, riprendo, se no niente. Comunque poi dopo vi spiegherò che cosa ho combinato per cui ci vediamo dopo. Oh oh, un'ultima spinta! Siamo quasi arrivati! E dopo una lunga giornata al freddo, i cani hanno coraggiosamente trainato la slitta e riportato tutti quanti al villaggio. Oh, ciao Ale! Leggere storie è un ottimo modo per rilassarsi durante questi tempi difficili. Come sai, possiedo libri su tutti i bambini del mondo. Vediamo un po' il tuo. Ultimamente, gli elfi hanno scritto alcune informazioni speciali su di te. Sembra che... Di recente la situazione sia stata difficile, ma hai dimostrato tanta forza. Ale! Babbo Natale è davvero fiero di te. Tieni duro, ti stiamo mandando tutto il nostro amore. È sempre bellissimo vederti. Ti penserò tanto oggi. A presto! Allora, prima che mi dimentico, apriamo tutto il calendario, perché così almeno... Allora, nella 20. Perché così almeno abbiamo finito. Se riesco con una mano. Allora, troviamo un leone nella 20. Nella 21 non ho capito cos'è, ma è un cuore con Babbo Natale. Poi la 22 è qua. Un pallone. Ventitré. Un trenino verde. E poi... Questo l'ho aperto, sì.
per venire a 24. Enorme. A 24 troviamo Babbo Natale. Per cui il 24 troviamo Babbo Natale. Questo me lo mangio io. Gli altri glieli lascio a quel pirla del mio fidanzato. Comunque, la casellina è finita. L'abbiamo aperte tutte. E niente. Scusate per la luce, comunque è nuvoloso e ovviamente fa cagare la luce. Comunque volevo gonfiare insieme a voi questo perché devo fare delle foto che poi credo che le vedete a gennaio di sicuro, però su Instagram, per cui scoprirete un bel po' di foto su Instagram e perché voglio fare questa cosa qua. Adesso vediamo se riesco a gonfiarlo normalmente, perché da vederlo è bello grande. Voi ovviamente così non capite niente perché non ci sta nell'inquadratura, ma vi assicuro che è grande, è molto grande. C'è anche i gancetti. E adesso lo gonfiamo. Ok, non avrò più fiato dopo aver gonfiato questo cuore enorme, gigante. Buona fortuna a me. Un'ora sono riuscita a gonfiarlo. A me non sembra un cuore, sembra un'altra cosa, un culo sembra, perché se vedete comunque è bello grande e lo posso anche appendere poi. Adesso nell'inquadratura non si vede, ma non ho più fiato, mamma mia. Ok, palloncino gonfiato e niente, adesso, anzi ve lo faccio vedere così. Ecco, palloncino enorme. E il tempo fa cagare, è nuvoloso, però io devo uscire perché devo praticamente comprare gli ultimi ingredienti che mi servono per la vigilia e il Natale, dato che cuciniamo in casa. E ovviamente se volete vedere cosa cucino basta che mi seguite su Instagram, che lì sapete cosa faccio e cosa cucino, che ovviamente qua per almeno una settimana, anche due, farò una pausa. Spero di farla perché voglio farla. Per cui niente. Detto questo, o ci vediamo dopo, oppure vediamo cosa fare, perché devo uscire e fare un bel po' di cose. Sono già le 2:30 e io ci ho messo un'ora per gonfiare il pallone. Non ho più fiato. Detto questo, vediamo. Comunque,
Vi voglio spiegare brevemente la prima notizia. E poi le altre notizie le saprete da gennaio. Riguarda sia il canale, che ho voglio fare delle cose sul canale, per cui riguarda sia sul canale che su tutte le cose che ho fatto. Allora, vi spiego in breve, perché voi avete letto il titolo e giustamente le clip non so se le metto prima o le metto dopo, perché io avevo già ripreso, avevo già fatto le clip ad ottobre, ma dato che non volevo dire ancora niente, giustamente lo sto dicendo adesso. Per cui tutte le clip che vedete, cioè non tutte, ma quello che vi metto, praticamente sono clip che avevo già fatto. Allora, adesso mi cade il telefono. Ok, allora vi spiego che chi mi segue da tanto, e come sapete, io in vacanza al mare ci vado verso Capodanno e le prime due settimane di gennaio. Per cui io ogni anno vado all'estero, mi faccio due settimane di vacanza, vado al mare, vado all'estero in quelle settimane, cioè la fine di dicembre e le due settimane di gennaio. Come sapete, quest'anno non possiamo uscire perché ci sarà il lockdown, anzi c'è il lockdown, e giustamente non si può andare all'estero, non si può andare per il fatto del virus, e non si può perché sennò si rischia di ammalarsi. E dato che noi quest'anno volevamo andare all'estero come abbiamo sempre fatto negli altri anni, abbiamo deciso che non si può andare, cioè che proprio non si può. Allora abbiamo deciso un'altra cosa, e la nostra decisione è stata, dato che non si può andare all'estero, non si può viaggiare per queste due settimane, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto. E sì, come leggete dal titolo, siamo andati a comprare la macchina. In breve, abbiamo ordinato la nuova macchina. Allora, ci abbiamo messo un mese per capire quale macchina vogliamo. Ci abbiamo messo poco, perché più o meno l'idea sapevamo quale macchina prendere e la marca. E in tutto questo ho fatto solo una clip di dove siamo andati a vedere, diciamo, la macchina, ma ce ne sono state altre macchine che abbiamo visto. Per cui calcolate che, cioè, voi non potete sapere ovviamente quale abbiamo preso. Io vi faccio vedere la clip che ho fatto, ma può essere anche che non è neanche quella macchina lì, la prima clip che ho fatto, perché le altre clip volevo farle, invece non le ho fatte per il fatto che uno non si poteva registrare e due era un po' difficile. Per cui vi metto le foto qui. Vi faccio vedere due o tre modelli, ma ne abbiamo viste tante, solo che, ripeto, non sono stata lì a fare le clip, a fare le foto, ho solo pensato a quelle che volevamo comprare. Per cui vi faccio vedere praticamente le macchine che abbiamo visto. Allora, sono state la Mercedes, che è questa qui che vi faccio vedere. E mi dispiace di non aver fatto la clip, ma ho fatto le foto, per cui adesso vedete le foto. Questa Mercedes qui, molto carina, costava anche meno. Era molto bella. E se non sbaglio era usata, adesso mi ricordo.
Comunque, abbiamo visto questa macchina qui, bella dentro, bella fatta. Poi ne abbiamo visto un'altra, bianca, come questa, che praticamente è lunga, come che si apre tutto il tetto, panoramico, eccetera. Era anche questa, era anche carina. E poi ne abbiamo visto un'altra, che giustamente ha fatto la clip, però sono riuscita solo a fare quella di clip, perché poi le altre macchine che abbiamo visto, eccetera, non siamo riuscite. Comunque, ovviamente non posso dirvi quale macchina ho preso, perché la vedete quando la macchina la prendo, in senso che la macchina è arrivata, c'è già. Abbiamo deciso però di andarla a prendere l'anno prossimo, perché così almeno con calma farò il vlog e vi farò vedere la nuova macchina che abbiamo comprato. È stata una decisione un po' difficile, perché all'inizio io non volevo comprarla per il semplice fatto che volevo andare in vacanza, mi piace viaggiare, eccetera. Solo che poi dopo lui fa: dai, però serve, eccetera, eccetera. Dopo tante volte mi ha convinto. Comunque, questo è il mio regalo anticipato di compleanno. Praticamente il mio ragazzo mi ha regalato la nuova macchina. Ovviamente la prima volta che abbiamo la macchina, perché noi in pratica abbiamo la moto e non la macchina, per cui adesso abbiamo sia la macchina che la moto. In tutto questo, calcolate che ci vogliono più o meno 3 mesi per ordinare la macchina, e ovviamente abbiamo aspettato 3 mesi. Non vi dico neanche quando arriva, perché voglio che sia una sorpresa. Vi dico solo che abbiamo acquistato la macchina, siamo andati a vedere la macchina, ci abbiamo messo pochissimo per capire quale volevamo. Ne abbiamo viste molte di più. E in tutto questo preferisco farvi vedere sia il modello, sia il colore che abbiamo scelto, sia come è fatta e quale abbiamo preso di queste 3, anche 4, perché sinceramente avevano un bel prezzo alto, tranne la Mercedes. La Mercedes aveva un prezzo molto basso perché era usata. E giustamente, se vai a comprare una macchina usata, cioè, ti costa di meno. Se vai a prendere una macchina nuova, ti costa di più. Però non vi dico quale abbiamo preso. Ripeto, può essere che non sono queste 3 che vi ho mostrato, non sono queste qua che vi ho fatto vedere. Potrebbero essere altre, o potrebbe essere un'altra. Che però ovviamente, se ve la faccio vedere, non sarà poi una, diciamo, non sarà bello poi se sapete già quale. Per cui il prossimo anno, nel primo vlog che uscirà, adesso non so quando, comunque sapete quale macchina avrò comprato, grazie al mio ragazzo che ovviamente mi ha fatto questo regalo enorme, che non l'ho mai sinceramente ricevuto, e tantomeno non me l'aspettavo di questo regalo anticipato. E niente, per cui siamo andati a vedere un po' di macchina in ottobre, e dato che non volevo dirlo prima, ho detto aspetto, perché aspetto che so quando arriva la macchina, così piano piano posso dirvelo, posso fare questo vlog. Per cui questa è la prima notizia che inizia già bene l'anno per me. Per cui dal prossimo mese praticamente non andremo più in moto, ma andremo in macchina. E poi vabbè, poi vi farò sapere altre notizie, vi farò sapere che cosa succederà, che cosa abbiamo combinato. Poi
Volevo aggiornarvi anche sulla casa. Allora, chi mi segue sa che sto trovando una casa in vendita. Non l'ho ancora trovata, anche perché quest'anno è stato un anno un po' difficile, un anno in cui stavi ferma e non potevi andare a vedere le case, per cui siamo stati fermi in questi 2 o 3 mesi e non abbiamo visto altre case. Per cui l'anno prossimo, piano piano, andremo a vedere ne altre di case. In poche parole, siamo bloccati. Non abbiamo ancora trovato una casa che piace, una casa grande, una casa che va bene per noi due, eccetera. Calcolate che per comprare una casa, per avere una casa, uno ci vuole impegno, due ci vogliono i soldi, tre, giustamente, non puoi comprare una casa così, tanto per comprarla, per cui la casa deve essere bella, la casa deve essere quella che piace a te. Per cui dall'anno prossimo, sperando che questo virus ce lo permette, andremo avanti ancora a cercare case. Ne abbiamo viste tante, ma nessuna di quelle che abbiamo visto, diciamo, mi è piaciuta. Forse tranne una mi è piaciuta, ma alla fine poi sono stata sfigata perché l'hanno presa. E così, per cui questo è l'aggiornamento, che stiamo ancora cercando la casa in vendita, che per il momento sono ancora qui, e fino a quando non trovo la casa che voglio io, ovviamente non spendo soldi così tanto per spenderle, preferisco trovare una casa che piaccia a me, punto. Per cui questo è il secondo aggiornamento. Niente, dato che parlo troppo, vi lascio la clip che ho fatto e vi metto qualche foto. Adesso non so se l'ho già messa, non lo so, comunque vi faccio già vedere qualche foto, qualche clip che ho fatto sulle macchine, eccetera, e così almeno. Niente, lo vedete. Detto questo, spero che questo vlog non dura tanto. Adesso devo uscire, devo fare un bel po' di cose, per cui vedo se riesco, riprendo un po', se no niente. Comunque ricordatevi che oggi è l'ultimo vlog che faccio, per cui se per caso dura troppo, scusate, ma almeno l'ultimo video concedetemi il video un po' lunghino. Detto questo, che parlo fin troppo e vi ho già detto la nuova notizia, se volete farmi delle domande scrivetemelo sotto qui, in questo video. Detto questo, lo scoprirete l'anno prossimo che macchina avrò preso, per cui non vi dirò niente, ma sarà una sorpresa anche per voi. Comunque vi dico che l'ho già vista, perché è già arrivata e l'ho già vista, ed è bellissima. Ho scelto una macchina proprio che non me l'aspettavo, dico solo questo. Comunque seguitemi su Instagram, che lì credo che lo sapete prima, perché metterò prima le storie su Instagram quando arriverà la nuova macchina, quando andremo a prendere la macchina, e poi le metterò qua su YouTube. Detto questo, andiamo e vediamo cosa fare, perché sennò è un video solo parlato e poi ciao. Per cui ci vediamo dopo. Thank you.
vorrei concludere il vlog qui, perché ho deciso di non registrare anche per martedì, ma registro solo oggi. E detto questo, io vi auguro buone feste, buon Natale, buon anno 2021. E adesso vi faccio salutare anche da tutti i miei pelosetti, e vi saluteranno anche loro. Adesso vedete le clip. E niente, io vi saluto. Mi raccomando, passate delle belle feste. E vi ricordo, se volete seguirmi su Instagram, seguitemi su Instagram, che lì poi pubblico quello che faccio nei giorni in cui non pubblico niente su YouTube. Ok, buone feste, buon Natale, ci vediamo a gennaio con il prossimo video. E ovviamente aspettate che vi salutano anche loro, per cui finite il vlog, io vi saluto prima. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!